Sono l'ingegner Stefano Fochi, sono qui oggi presso il comune di Berceto per illustrare ai cittadini, sotto consiglio del sindaco, sotto suo invito, gentile invito, le problematiche sismiche nelle strutture e affrontare insieme al sindaco, al comune e ai vari cittadini che lo vorranno un piccolo intervento, dei piccoli sopralluoghi per iniziare a vedere qual è lo stato di vulnerabilità delle loro strutture, capire un attimino come muoversi, fare una qualche indagine, un qualche sopralluogo e iniziare a fare qualche operazione sismica sulle strutture del paese. Quindi lei ha a disposizione i cittadini di Berceto qualora essi desiderino una valutazione sulle loro abitazioni? Esattamente, chi lo ritiene opportuno, il sindaco in prima persona e i vari cittadini, faremo delle sopralluoghi speditivi per iniziare a valutare un pochettino quello che è la sismicità della zona, delle abitazioni e vedere eventualmente quali interventi è necessario intraprendere. Lei pensa che siano utili questi interventi qua di rendere le abitazioni durevoli al sisma? Assolutamente sì, in primo luogo parlare adesso di abitazioni durevoli e quant'altro è prematuro, iniziamo con dei sopralluoghi tutto e vediamo un attimino quali sono le caratteristiche delle abitazioni. E poi dopo vedremo eventualmente quali interventi sarà necessario fare e mettere in atto per rendere più sicure le strutture e quant'altro. È importante, i terremoti ci sono, l'Italia è un paese sismico e quindi è importante esserne consapevoli e comportarsi di conseguenza. Ecco, lei magari avrà girato Berceto, avrà visto un po' la struttura, diciamo così, urbana del paese, anche le loro abitazioni, che idea si è fatto della struttura architettonica urbanistica del paese? Il paese è sicuramente un paese storico, un paese antico, le costruzioni sono sane, però naturalmente ogni abitazione ha una sua storia, ogni abitazione deve essere valutata di conseguenza. Ecco, qualora i cittadini volessero contattarla? In comune ci sono tutti i miei riferimenti, ho dato disponibilità al sindaco per effettuare dei sopralluoghi speditivi, indicativamente su tutte le strutture o comunque chi lo ritiene necessario, e tramite il comune mi può contattare e pianifichiamo un incontro e vediamo come muoversi. Dopo del terremoto all'ingegnere, al presidente dell'Ordine degli Ingegneri tedeschi, Angelo, chiedendo una collaborazione per il comune di Berceto, sia per quello che riguarda gli edifici pubblici, la scuola, casa di riposo, questo edificio, altri edifici per il comune, sia per quello che riguarda anche i privati. Poi bisogna essere anche fortunati, si è venuto a presentare a Berceto, così come visita di cortesia, visto che viene sempre a Berceto, io non conoscevo, l'ingegner Fochi, che ha dei legami appunto con Berceto, anche dei parenti a Berceto, tipo Don Giuseppe e non solo Don Giuseppe, e allora, come cerco di fare sempre, ne approfitto. Io devo ancora ricevere la risposta del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, però ho ricevuto la risposta positiva dell'ingegner Fochi, che è disponibile a darci una mano sia per quello che riguarda gli edifici pubblici che quello che riguarda gli edifici privati. Per cui abbiamo deciso di fare la riunione di oggi, che è una riunione che si fanno semplicemente, almeno da parte mia, delle riflessioni a voce aria. Credo che qualche risultato lo si possa ottenere lavorandoci sopra, perché vedete il numero di persone. Dopo, però, se succedesse qualcosa...